La lezione del nostro corso che ci aiuterà in questo caso a fare proprio una visita virtuale al coro di Santa Maria Maggiore, cioè a questo straordinario manufatto che possiamo sempre vedere attraversando appunto la nostra basilica, una basilica che è così, un'icona per la nostra città. E direi anche proprio la sommatoria dell'identità civica di Bergamo. Allora, nella prima lezione abbiamo visto così a grandi linee il significato della tarsia nella cultura figurativa tra 4 e 500 e abbiamo visitato virtualmente due cori che caratterizzano i cantieri artistici dei primi 20 anni del 500 a Bergamo. Attenzione perché negli stessi anni matura dai reggenti della Basilica di Santa Maria Maggiore anche l'idea di un ulteriore cantiere, che è il terzo coro che noi visiteremo, che è il coro appunto intarsiato da Capoferri e su disegni di Lotto, dove vedremo le vicissitudini di questo cantiere. Attenzione, una breve premessa, voi qui avete una bellissima immagine dell'abside di Santa Maria Maggiore con questo straordinario crocifisso, un'abside e un'iconostasi diacronica, proprio un palinsesto. Pensate che questo crocifisso, il testamento che lo finanzia è del 1350, una donna che sta per partire per un pellegrinaggio a Roma, Belfiore si chiama. Abbiamo trovato il suo testamento, Maria Teresa Brolis ha trovato il suo testamento prima di partire per il pellegrinaggio a Roma per il giubileo. Fa testamento, il viaggio, il pellegrinaggio era estremamente rischioso. Fa testamento e lascia un lascito, una cifra di denaro per un Cristo in legno per Santa Maria Maggiore, quindi 1350. Questo crocifisso pende sopra invece un apparato magnifico, che noi cercheremo di spiegare, che comincia a istituirsi, a formarsi nel 1522 e che cerchiamo di vedere nelle sue vicissitudini. Allora, com'è la Basilica di Santa Maria Maggiore nel 1522? Non è così. Quello che noi vediamo adesso è un guscio, sapete che è un guscio che gronda storia, gronda religiosità, differenti conflitti religiosi, un guscio in stucco contenuto nel grande volume della costruzione romanica e si crea proprio un intercapedine tra la costruzione romanica e questo guscio di stucco. Non è così la chiesa, anzi è molto disadorna, gli affreschi sono deteriorati, si paventa i reggitori di questa che ormai è una cappella civica, è stata attribuita dal Papa la gestione di questa basilica di Santa Maria, detto Punta Maggiore, al comune di Bergamo. Il comune di Bergamo l'ha attribuita alla Misericordia Maggiore. La Misericordia Maggiore, i reggitori dottissimi che incontreremo nella nostra visita virtuale, i reggitori della Misericordia Maggiore vogliono abbellire la chiesa in anni cruciali. Attenzione perché da pochi mesi sono girate le idee luterane, appesi appunto alla famosa porta della cattedrale. Quindi sono anni di grandissimo interesse. 1520 Bergamo è definitivamente veneta, quindi è pacificata, è uscita da una guerra, da una serie di saccheggi, da una serie di invasioni, quindi vuole celebrare anche questa Pax con qualche cosa di notevole. E allora si pensa al coro, a costruire questo coro. Coro, come abbiamo detto nella precedente lezione, che deve così rendere, concretizzare la comunità. Qui c'è una cosa straordinaria, perché il coro viene detto subito dai laici e dai religiosi. Allora devo dirvi subito una premessa importantissima. Davanti all'iconostasi di Santa Maria Maggiore si apre il transetto. Voi sapete che il transetto, non posso non spiegare queste cose per dare le premesse al nostro discorso, il transetto di Santa Maria Maggiore è un grande corridoio, un solennissimo passaggio, una galleria straordinaria di attraversamento della città. Santa Maria Maggiore sapete che non ha facciata, l'ingresso principale è
appunto agli estremi di un transetto, l'uscita al transetto nord, il transetto sud, il portale dei Leoni Bianchi, il portale dei Leoni Rossi. Lungo questo transetto, che proprio le cronache antiche segnalano il passaggio di carovane, è il passaggio più breve tuttora per passare dal centro della città, dall'antico foro, da quella che adesso prima piazza del Duomo, qui adesso piazza Vecchia, dal centro del storico di Bergamo per andare alla porta verso Milano, cioè che è la porta San Giacomo, il percorso più breve è l'attraversamento di Santa Maria Maggiore. Io ho proprio questa formidabile suggestione di questo passaggio sacrale, devozionale, di celebrazione della Civitas per la quotidianità, quasi per andare a tingere acqua alla fonte di Antiscolis, cioè la fontana vicino al portale dei Leoni Bianchi, verso la Rosate. Ecco, la suggestione di questo passaggio mi sembra veramente straordinaria. Quindi vedere Santa Maria Maggiore, il transetto di Santa Maria Maggiore, come un suggestivo percorso per una quotidianità riscattata. E passare dal transetto vuol dire passare davanti all'iconostasi, che quasi riserva uno spazio privilegiato alle celebrazioni sacrali, alle celebrazioni liturgiche. Tra uno spazio più civico potrebbe essere lo spazio basilicale, che potrebbe essere la lettura di tutta la navata e dei rimanenti spazi di Santa Maria Maggiore. I reggitori della mia vogliono un coro che ospiti sia le autorità civili, ecco i laici, intorno all'altar maggiore, e i religiosi. Chi sono i religiosi? In questo caso i religiosi sono religiosi di altissimo rango, non sono i monaci o domenicani del convento di Santo Stefano e Domenico, o lateranensi del convento di Santo Spirito che abbiamo visto nella precedente lezione. Sono i canonici. Chi sono i canonici? I canonici sono i prelati di più alto rango che hanno il privilegio di nominare il vescovo, che amministrano la devozione e anche il patrimonio della Chiesa nel contesto della città di Bergamo. Quindi questi altissimi prelati si devono sedere qui, 14 scranni di qui, 14 scranni di qui, rimanenti scranni per il Consiglio, quello che noi oggi chiameremo Consiglio Comunale, le autorità civili. Attenzione, perché si creeranno anche due tronetti, i reggitori veneti e il vescovo con i due più altri prelati, i due canonici di più alto rango intorno al sedile del vescovo. Quindi tre tronetti a destra, tre tronetti a sinistra, autorità civile, autorità religiosa, autorità civili, autorità di altissima dignità che sono i canonici. Quindi ecco il coro. Quando devono sedersi più queste autorità? Perché non è che entri sempre il vescovo in questa chiesa entra quando è invitato. Il vescovo ha la sua cattedrale, dove c'è la sua cattedra, nella grande chiesa in fianco. Tutte queste autorità, e questa è una suggestione straordinaria per capire il coro, si riuniscono qui nei momenti di grande festa. Nei momenti di grande festa, qui passano le processioni, attraversano, per esempio, oggi è rimasta solo così importante la processione del Corpus Domini. Nell'antico regime c'era il giorno di San Marco, la Pentecoste, Natale, Pasqua. Le processioni partivano dal Duomo, si snodavano passando attraverso il transetto, facevano la via Arena, attraversavano tutta la città, dal Decumano Massimo, cioè dalla Corsarella, ritornavano in Duomo. E le grandi autorità si esibivano, io dico si ostentavano, bellissimo questo secondo me, si ostentavano alla popolazione dentro in questo coro. Attenzione che le processioni, ce lo dicono gli studiosi, i nostri bravissimi bergamaschi, ma non solo questi, erano un momento nel quale non solo si certificava la devozione, ma si certificava il potere, perché più eri vicino al simulacro portato in processione, più la tua confraternita, il tuo gruppo, la tua persona erano importanti. Le massime autorità però assistevano da qui. Attenzione, perché sarà importante quindi cogliere queste cose. Allora abbiamo colto già una particolarità: coro dei laici e dei religiosi in questa richiesta, in questa commissione che parte dalla mia. Per queste boisserie, per questi marangoni che devono costruire queste cose, per questi momenti di grande festa, di grande celebrazione, in una chiesa molto particolare, che non è il Duomo di Bergamo, ma che è una basilica,
è una cappella civica, una cappella di città. Ecco, questo è quello che mi interessava darvi come premessa per capire il discorso del coro. Parte un cantiere importantissimo. Il cantiere, e vi do, se permettete, vi do delle date in modo che da poter capire come sviluppare il discorso. Scusate, devo trovare la maniera di ritornare alla mia freccia, che è così. Ecco, queste sono le date che voglio riassumervi. Allora, il 1422 viene dato l'incarico a Capoferri intarsiatore. Ma come? Non avevamo visto nel 1520 l'apoteosi nella Cappella Martinengo in Santo Stefano e Domenico di Capoferri, scusate, di Damiano Zambelli, aiutato da Francesco Capoferri giovane. Ma come il giovane allievo prende la commissione invece del grande maestro? È così, i documenti ci dicono questo. Gerolamo Terzi sarà l'iconologo, dovrà ispirare i disegni. L'incarico di fare i disegni, cioè di fare i cartoni, viene dato a Nicolino Cabrini. Fortuna vuole, mi spiace per lui, che questo muore poco dopo. Fa pochissimo. A Bergamo c'è una presenza straordinaria, eccezionale, che è l'apoteosi della cultura figurativa nostra bergamasca, è la presenza di Lotto. Lotto, 1524, subentra all'incarico di Nicolino Cabrini, ormai defunto. E comincia a predisporre i cartoni. I cartoni per illustrare quello che noi adesso andremo a vedere in questa visita virtuale. Data, ulteriore data importante, guerra e peste rallentano e poi interromperanno i lavori del coro dal 1528 al 29. Quindi Lotto non è già più a Bergamo perché alla fine del 25 se ne va, dopo aver dipinto a Trescore, raggiunge il Veneto, l'area veneta. E manderà però sempre i cartoni. Sarà il Chiodi che troverà le lettere, tutta nell'archivio della mia, depositato alla biblioteca Mai, troverà le lettere, tutta la corrispondenza tra il Lotto ormai lontano e i reggitori della mia in tema degli intarsi che si stanno predisponendo. Qui cominciano le questioni per il coro. Riprendono i lavori nel 1530, nel 1531 è documentato, avevo detto che abbiamo le lettere, che Lotto invia gli ultimi sei cartoni, sei di quello che era il cantiere che noi conosciamo. Nel 1933 Capoferri consegna gli ultimi tre quadri, attenzione però di quello che noi riusciamo a vedere oggi, e matura questa idea che i nostri artisti, cioè il Lotto, il Gerolamo Terzi e il Capoferri, hanno pensato, ma forse erano gli stessi committenti della Misericordia Maggiore che li volevano che le tarsie venissero chiuse da dei coperchi, da dei coperti, proprio con la serratura, con una chiave, aprirli nei momenti della festa. Molto bella questa cosa. Doveva esserci questo discorso suggestivo di più letture, di una stratificazione di letture. Questi coperchi che significati potevano avere? Senz'altro quello protettivo. Forse era quello più banalmente richiesto dai committenti, cioè proteggere gli intarsi. Però voi capite che c'è subito una suggestione. Nel momento della festa li apro, quindi svelo cosa metto sul coperchio, cosa c'è dietro, la suggestione di svelare un'immagine. Tenete conto che sono anni nei quali anche i ritratti sono chiusi da delle tirelle, da dei coperti che noi abbiamo un pochino perso. C'è un'ulteriore suggestione che personalmente mi affascina molto, la sacralità dell'immagine, la magia dell'immagine, l'immagine che parla, l'immagine che devi guardare, l'immagine che devi essere attento nel guardarla. Di fatto gli intarsi, i primi 28 intarsi, ma anche altri primi intarsi, nascono con dei loro coperti. Molto interessanti, in una lettera il Lotto dirà: sui coperti non guardiamo tanto le questioni teologiche, le ispirazioni dell'iconografo, dell'iconologo, le diamo solo nelle storie sottostanti. I coperti ci penso un po' io, tanto sono solo dei coperchi. Attenzione perché noi oggi riteniamo i coperchi un grandissimo capolavoro di una modernità straordinaria, originata proprio dalla grande ispirazione lottesca. Quindi nascono in contemporanea queste tavole di legno, parte per essere storie,
di storie sacre, che voi vedremo, e parti storie e parti coperchi. La prima tranche della committenza, che poi sarà anche l'unica, è per gli scranni dei canonici. Quindi noi parliamo in questa fase, fino al 1583, di coperchi e intarsi per il coro dei religiosi, cioè per il coro dei canonici. Quindi probabilmente con immagini da svelare nel momento della festa, secondo il progetto originario, destinate a chi appoggiava le spalle e si sedeva su quel luogo, cioè i canonici, in un percorso che doveva essere un percorso di storia sacra, di storia della salvezza, destinatari canonici. Non sappiamo assolutamente, perché capite che i lavori si interromperanno, lo capite già da queste date, quali dovevano essere i temi dei sedili per i laici, quei sedili che dovevano essere intorno all'abside, cioè intorno al coro. Cosa succede ancora nelle nostre date? Scusate un attimo che ritorno alle date. Succede che nel 1583 consegna gli ultimi tre quadri. Sappiamo già che sono tre quadri di storie sacre dell'Antico Testamento destinate agli scranni dei religiosi. Però vengono già nel 33, neanche a 10 anni dall'inizio del progetto originario, i coperchi vengono snaturati. Si capisce che destano qualche interesse, cambia l'idea del progetto. E i progetti risultano già disposti nel coro dei religiosi, cioè il coro dei religiosi, cioè quella parte di fronte all'altare, spalle al transetto, vede già collocati come spalieri non più le storie, ma i soli coperchi. Le eparchie con le storie resteranno per 20 anni nei depositi. Capoferri muore nello stesso anno, cosa struggente, che succede spesso nella storia, lasciando la famiglia nel bisogno. Questo grande artista, questo grandissimo Marangoni, cioè giovane, che vedrete che accuse si prende anche per avere osato portare via il lavoro al suo maestro Damiano Zambelli, muore lasciando la famiglia, la moglie e i figli nel bisogno. Abbiamo detto che le storie restano nei depositi, il cantiere ha delle vicissitudini lunghissime, c'è anche un fulmine che lo colpisce, il coro verrà ultimato solo nel 1555. Se Lorenzo Lotto l'avesse visitato, non lo farà perché non tornerà mai più a Bergamo dal 1525, non avrebbe riconosciuto il suo progetto che era un discorso per i canonici, un discorso che non sappiamo in quale forma per i laici e quattro storie, quelle fortunatamente le conosciamo bene, destinate al popolo. Quindi il progetto originario aveva tre destinatari. Popolo, lo vedete qui nella iconostasi, scusate, lo faccio vedere meglio, popolo, canonici, laici, potere civile, potere religioso, che si mostravano, si facevano vedere de visu, ecco la comunità non solo mistica, ma proprio civile anche, e mistica nello stesso tempo, quindi una comunità complessiva che si mostra al popolo proprio nel momento della festa e nel momento della grande celebrazione della processione. Questo progetto viene stravolto nel corso, e questa è una cosa interessantissima a mio parere, nel corso proprio della prima metà del Cinquecento c'è un cambiamento straordinario antropologico, cioè quello che era un progetto originario, devozionale, un'arte per immagini, arte che doveva portare dei messaggi, che doveva dire delle cose importanti ai destinatari, che aveva un destinatario, che aveva un messaggio, diventa arte decorativa, diventa arte di prestigio. Tanto vero che le storie si confonderanno tutte, i coperchi si confonderanno tutte, perderanno il loro collegamento con la storia e avremo consegnato un luogo magnifico, che qui vedete dall'interno dell'altar maggiore, vedete dalle spalle dell'altar maggiore, vedete l'interno del coro dei canonici, quello che era il coro dei religiosi. E questo luogo non ha più un messaggio, l'arte, e questo cambia proprio antropologicamente il destino, il significato dell'arte, non ha più il significato, il senso, lo scopo di dare un messaggio, di esprimere qualche cosa, ma diventa elemento decorativo. Tanto vero che tutti gli intarsi vengono
collocati in cornici successive di grande pregio, ma in un'ottica solo di quella che è molto moderna come concezione dell'arte, un'arte snaturata, un'arte che diventa prestigio, un'arte che diventa bellezza, un'arte che diventa estetismo, un'arte che diventa decorazione. È la grande trasmutazione che avrà l'arte nel tempo, che snaturerà forse un po' quello che assumerà un'altra caratteristica, quelle che sono le caratteristiche dei segni dei tempi. Ecco allora che qui io devo raccontarvi una cosa. Noi abbiamo voluto fare questo corso, vi ho detto che questo corso sarebbe il corso 65 che doveva cominciare in aprile, per celebrare anche una persona, che è la professoressa Francesca Cortesi Bosco, che è mancata da poco, una grande studiosa bergamasca fino all'ultimo dei suoi giorni, sempre in biblioteca mai a scartabellare, a cercare, a capire. Ecco, la Francesca Cortesi Bosco, quale va tutto proprio il mio omaggio personale, nostro di terza università, ci ha messo 10 anni per capire, grande studiosa dell'Otto, per capire, per ricostruire il progetto iniziale, l'Otto Terzi Capoferri. Quel progetto che nel 1522 era in incubazione, matura dal 22 probabilmente al 28, al 1528, i cambiamenti antropologici successivi lo ribalteranno, lo confonderanno tutto. Lei, con un percorso di studi di 10 anni, finanziata devo dire dal Credito Bergamasco, grande mecenate in questo caso, è riuscita a ricostruire, lasciando gli intarsi, ovviamente dove la storia ce li consegna, dove le vicende ce li consegnano, però è riuscita a ricostruire il progetto originario. È quello che noi faremo nella nostra visita, cioè seguiremo quel progetto che aveva in mente il Lotto, che ci restituisce proprio anche il significato, un senso che era stato assolutamente perso subito dai contemporanei. Pensate che già gli antichi ammireranno moltissimo il coro, ci sarà addirittura un viaggiatore fra Zuanne de Santa Foca, che nel 1536, guardate le date, quindi viene in un momento particolare in questa fase, nel 1536 viene a vedere il coro, viene a visitare Bergamo. È stato il professor Pagani che ci lascia la trascrizione, ha trovato questa cronaca di viaggio. Viene nell'estate del 1536 a visitare Bergamo, ci dà una descrizione bellissima della città, delle suggestioni, una cronaca di viaggio straordinaria di questo monaco veneziano, di questo convento di Santa Foca. Lui dice che ha visto i coperchi e gli intarsi dell'iconostasi e li considera una delle cose più belle che ci siano in Italia e vede riposti altre cose meravigliose che sono le storie contenute in un magazzino. Le storie che poi verranno collocate, come vi ho già spiegato, nel coro cosiddetto dietro l'altare maggiore. Quindi attenzione, ricapitolo perché temo di non essere stato chiaro. Attualmente, qui chiuse da dei coperchi anonimi, perché sono proprio delle assi decorate in maniera molto suggestiva, ma senza immagini, sono le storie bibliche, tutte messe senza un ordine, senza una logica, anche nelle spalliere dei troni del vescovo e dei tronetti delle autorità venete. I coperchi vengono messi, come vi ho già detto, già in anticipo, in età precoce, vengono messi su questi scranni, restano non proprio al loro posto, secondo il progetto originario, e ve lo spiegherò, gli intarsi verso il popolo. Cosa farà la nostra studiosa, la Francesca Cortesi Bosco, lasciando tutto al suo posto? Ci consegna uno studio, 10 kg di libro, meraviglioso, dove rimette tutto al posto, al suo posto originario, al proprio posto originario, e ci consegna i significati, indaga i significati di questi coperchi, soprattutto, che vengono dichiarati subito dagli antichi geroglifici, scene misteriose, ma di cui subito tutti gli osservanti vengono ipnotizzati dal fascino misterioso di queste immagini dei coperchi. Noi adesso cominciamo una visita virtuale, ci metteremo questa lezione alla prossima, per capire, però scusate, devo essere chiaro ancora di più, cosa noi vedremo. Vedremo solo ricostruite le parti del coro, questa. Quindi metteremo, voi capite che se fossimo come il nostro corso prevedeva una visita guidata dentro il coro,
non la faremo, la facciamo virtuale, ma forse è anche bello farla virtuale perché è più facile capire i significati abbinando coperchi con le storie, coperchi dispersi qui, con le storie disperse qua. Ok? Quindi noi nel nostro percorso ci concentreremo solo sul progetto originario che riguarda questa parte, Gerolamo Terzi ispira le storie, il lotto predispone i disegni dei coperchi e delle storie, Capoferri con degli aiutanti realizza tutte le vicende, le cose intarsiate. Spero di essere stato chiaro e cominciamo la nostra visita virtuale che ricalca, che parte ovviamente dall'iconostasi, e ricalca un percorso, se qualcuno ricorderà, nel 1988 c'è stata una mostra memorabile, è stato il momento più alto della cultura bergamasca che ha lanciato anche l'Accademia Carrara a livello internazionale, che è stata la mostra dedicata a Lorenzo Lotto. Al fianco della mostra di Lorenzo Lotto era anche allestita la ricostruzione virtuale per immagini della parte del coro che noi adesso vediamo, cioè l'abbinamento coperchi, storie della parte del coro riguardante la parte dei canonici. Però noi partiamo dall'iconostasi. L'iconostasi, avete già capito, che sono le quattro tarsie con i loro quattro coperchi rivolti verso il popolo, destinati al popolo. Qual è l'elemento, diciamo, ve li faccio scorrere, sono immagini molto note, che conoscete molto bene perché sono visibili molto spesso, che sono quelle destinate a noi, quindi le vediamo sempre passando, però io mi fermerei per cercare di cogliere, e sono anche, diciamo, una delle parti, la parte più rimasta più fedele al progetto originario. E la spieghiamo brevemente per approfondire anche i significati che ha dato lo studio della professoressa Cortesi Bosco è riuscita a restituire a questi enigmi. Allora, le quattro tarsie dell'iconostasi rivolte verso il popolo raccontano di quattro grandi condottieri. Molto interessante, già spregiudicato, uno dei quattro grandi condottieri è una donna. Mi sembra di grande fascino mostrare gli exempla in questo coro. Tenete presente, ritorno qui, guardando qui, proprio passando in questo coro, nel transetto, soprattutto quando il coro ospitava le autorità, vedere le autorità in carne e degli exempla, capite, grandi esempi dell'antichità, grandi condottieri dell'Antico Testamento che hanno portato avanti il progetto divino, hanno costruito la città dell'uomo perseguendo la città di Dio, vedere gli exempla in carne ed ossa, vedere confrontati gli exempla con i detentori del potere in carne in ossa, vedete che dà al potere un significato, restituisce al potere quel significato aureo, quel significato di importanza straordinaria in una comunità di quello che è il potere, sia civile che religioso. Allora cosa vediamo nell'iconostasi? Vediamo la prima figura. Io prima vi mostro la storia sotto. Qui vedete, scusate, questo è, vedete, Noè che sta chiudendo il Mar Rosso sugli egiziani, dalla parte la terra promessa sono fronde ricche verso la terra promessa, verso l'Egitto il ramo è secco, Mosè sta chiudendo le acque, assistito da Aronne, gli asini con il carico stanno facendo l'ultima salita con grande fatica, arriva Maria che inventa il canto correndo per celebrare la salvezza del popolo di Israele, e il faraone viene sommerso dalle acque. Guardiamo il coperchio, perché il coperchio, il coperto vedete che era proprio una serratura, perché c'è il discorso molto suggestivo che vi dicevo prima dello svelamento. No, un po' di difficoltà, scusate, a ritornare, eccolo qua. Vedete che c'è il popolo di Israele, allora questa è la lettura. L'asino, la pazienza del somaro che trasporta grandi pesi è un'allusione, qui si va tutto per allusioni. Trasporta, è mosso da un fuoco, proprio sotto i genitali, sotto le zampe gli accendono fuoco per far recamminare questo mansueto somaro, che trasporta, in contrasto proprio alla sua mansuetudine, un uomo nudo che confida solo sulla sua nudità.
un uomo nudo a cavallo di questo asino è la superbia del faraone, l'arroganza del faraone, però è l'uomo che guarda ha in mano un compasso, guarda in uno specchio, vedete che è in uno specchio deformato che gli restituisce narcisisticamente un'immagine che però è deformata, e la sua testa è rinchiusa in una gabbietta. La gabbietta, intanto che il manto, contrastando la lentezza dell'asino, sembra mosso da chissà quale vento, da quale brezza, questo manto regale che ha questo uomo di grande concentrazione che guarda davanti, fisso davanti a sé, ha questa gabbietta sulla testa, la gabbietta penzola da un fastigio, sul fastigio c'è un serpente con la testa mozzata, sarà il serpente di Adamo ed Eva, qui sono tutte allusioni, e dal fastigio penzolano un copricapo militare con una maschera cieca a volto intero, un cappello da altissimo prelato con una maschera solo per gli occhi, ma gli occhi sono strabici. Chi ha orecchie da intendere, intenda. È una grande parodia del faraone, è un'allegoria della vanità, della superbia, del potere, è un'immagine di potere promesso da un serpe che verrà vinto. È una cosa di grandissima suggestione. Siamo davanti a un'impresa, non a un geroglifico. Qual è il significato nella cultura del primo Cinquecento di queste immagini? La mnemotecnica. Io non ti faccio vedere l'immagine sotto, per non bruciarla. Ti faccio vedere il coperchio. Il coperchio è una sintesi, una memoria di quello che c'è sotto, perché tu non bruci con l'abitudine il messaggio suggestivo e profondo che l'immagine ti vuol dare. Quindi questi enigmi sono una cosa straordinaria che muove il cervello, muove la mente, muove il ricordo, muove l'analisi e, scusate, ma fa anche delle belle denunce. Attenzione, perché la seconda, quindi se questa celebra il potere di Mosè, questo celebra Noè, questa è meravigliosa. Le cronache antiche, io di questo che tanto lo vediamo sempre, quindi l'immagine non è neanche tanto chiara, raccontano proprio della bellezza degli uccelli con le ali appesantite dalla pioggia che cade dal legno negro, e queste ali così appesantite provocano il precipitare degli uccelli tra i flutti dove sta sprofondando il popolo del diluvio universale. Noè sta contrattando con Dio la salvezza, riuscirà a salvare coppie di animali, sta entrando il bue, forse un toro, che promessa di un sacrificio molto importante, che sarà il sacrificio di Cristo, entreranno 8 persone, 6 i 3 figli con le 3 mogli, Noè e la moglie. Saranno gli otto, il numero 8 magico degli atti del battistero, gli 8 uomini che si salveranno nell'arca. Un'arca che è tutta è appoggiata a dei cavetti, appoggi, i flutti poi faranno, travolgeranno e permetteranno all'arca di galleggiare, ha tutta la parte bassa rafforzata come da una corazza di legni e di chiodi, mentre la parte alta è molto più leggera. Devo dire che in tutte e quattro le immagini delle storie, Capoferri, intarsiatore, Lotto, disegnatore, probabilmente qui importante, Gerolamo Terzi, monaco suggeritore, costruiscono l'immagine così: una grande roccia in primo piano, c'era anche nella roccia del faraone, se ricordate, una grande roccia, il protagonista che fa un dialogo, che in questo caso dialoga con Dio, il protagonista in questo caso di spalle, molto bella anche l'immagine di spalle, e l'evolversi della vicenda, quindi la salvezza degli animali in questo caso e degli uomini, e poi il travolgersi dei flutti. Qual è il coperchio? Qui la Cortesi Bosco ci ha lavorato un sacco, proprio l'ha dichiarato lei. Perché tutti capiscono cos'è la parte bassa del coperchio, ricordate qui sempre la serratura. Vi descrivo il coperchio: flutti, fronde di alberi che emergono, un'arca, quell'arca che avevamo visto corazzata, blindata, che galleggia sui flutti, scusate che ho perso, che galleggia sui flutti, con una porticina aperta, una colomba che ritorna con la ramucella d'ulivo. Scusate, qui è la lettura proprio pari pari del diluvio universale della Genesi. Ma che accidenti è tutta la roba sopra? E qui comincia la suggestiva lettura da coniugare alle letture bibliche per interpretare i messaggi. Un tema alchemico, cioè la scommessa
interessantissima tra le utopie di questo primo Cinquecento, di trovare il riscatto della materia, l'embrione della chimica che si chiama alchimia. E allora la Cortese Bosco ha individuato in questo parte di disegno superiore la mensola dell'alchimista, con sopra il cartiglio restauratio umana. Quindi la restauratio umana avviene dall'acqua del diluvio universale che rinnova l'umanità, ecco che ritorna la pace con la colomba, ma dal fuoco della ricerca dell'alchimista. Questa è una immagine di protoscienza meravigliosa. Questo è il crogiolo, questa è la stadera, questi sono i pesi della bilancia, questa è la pietra filosofale, la pietra di paragone, con tutti i segni, è già proprio una cosa prescientifica, per fare le prove, per cercare di riscattare la materia, di trovare una materia che diventi oro. Ma è chiaro che qui è un'allegoria ben più profonda, non è la ricerca dell'oro, della ricchezza, della concupiscenza del denaro, ma è un riscatto della materia che porti a una restauratio umana totale. Il tutto tra acqua e fuoco, la restauratio umana in questi nastri, in questi cartigli che arricchiscono e che sostengono la mensa dell'alchimista. Quindi la restauratio umana attraverso l'acqua, il fuoco, la fede, ma e anche la ricerca, che sarà la ricerca scientifica. Questo è il coperchio dell'Intarsio di Noè. Successiva immagine, mio parere una delle più struggenti, la Giuditta, prima di tutto perché è una donna, l'exemplum di una donna come condottiera. Il coperchio di Giuditta è abbastanza inquietante. La gloria dell'essere vedova, veduitatis gloria, un grande fastidio, con una corona, proprio dove c'è la serratura, a destra, perché dobbiamo guardare, voltare le spalle, la scimitarra, scusate, in questo caso, scusate, giusto che sia a sinistra, la scimitarra della Caritas che ha tagliato la testa alla concupiscenza. Quindi la viduitatis gloria retta da una sciarpa, è la sciarpa che la vedova si è messa sulla testa per compiere un gesto sacrale, quasi un gesto sacramentale. La città è minacciata da un tiranno, allora approfittando della sua libertà di essere vedova, cosa fa Giuditta? Sapete meglio di me la storia, distribuisce agli assedianti di questa città che evoca la Bergamo Alta, distribuisce il vino, entra nella tenda del perfido, purtroppo sopra delle mezzalune che vogliono identificare subito chi è il cattivo, con delle queste banderuole, nella tenda, se voi guardate bene, vedete il letto, vedete i piedi di Oloferne, vedete la cassa dei suoi danari, e Giuditta entra, c'è questa luce inquietante della luna perché sta facendo una scelta molto particolare, molto di libero arbitrio, in questa luna con questa luce inquietante vuole proprio dire questo insieme alla luce delle fiaccole, esce e ripone la testa di Oloferne in un sacco. Intanto che l'ancella volta la testa, perché o non guarda, non capisce, è molto perplessa. Intanto le truppe sono allo sbando, ecco il prologo, la vicenda. Allora, scusate, io non ho mostrato tutti i particolari, mi sposto subito con la freccia per vedere se riesco a farvela a individuare i pezzetti che ho indicato. Ecco il prologo. L'albero secco verso gli assedianti, la luce inquietante della luna, il letto, i piedi, la cassa del danaro, i soldati allo sbando, ubriachi sotto la luce delle torce, sono nel totale spreco, sbragamento totale. Al punto, e questa secondo me è la cosa straordinaria, e lo dicono già le cronache antiche, che tre soldati, proprio verso l'altar maggiore in questo caso, fanno i loro grevi bisogni corporali, uno urina e due defecano. È l'unicum, è un unicum, questo verismo, di rappresentazione realistica nella vicenda. Hanno bevuto molto e hanno fatto quindi questo l'immagine dello sbrego totale. Qui c'è un fatto molto interessante che è documentato dalle lettere. 1527, questo Lotto, Lorenzo Lotto prepara il cartone nel luglio del 1527, maggio 1527, sacco di Roma.
saranno i reggitori stessi che, sconvolti dalla notizia dei marmi vaticani lordati dalle truppe miscredenti, dalle truppe dei protestanti, diranno all'otto, si porranno il problema di evocare questo fatto. E il lotto lo evoca con questa citazione, con questa rappresentazione dei grevi bisogni corporali. È un'immagine straordinaria perché unita a questa luce incerta, pensate a queste luci incerte, questo gioco tra tenebra e luce che ritorna nelle tarsie, c'è l'epilogo del Rinascimento, le luci zenitali. Prive di dubbi del Rinascimento, stanno tramontando. L'otto riesce a rappresentare quella che i grandi storici chiamano la catastrofe epistemologica. Riforma protestante, scoperta dell'America, Europa che non è più centro del mondo, grandi stati nazionali, stati regionali che cadono, creano un profondissimo stravolgimento e soprattutto si insinua il libero arbitrio. Pensate che meraviglia questo intarsio. Secondo la Cortesi Bosco, il cartone di... e torno, devo tornare, scusate un attimo indietro, perché qui è stato un tradimento al progetto originario che è stato fatto nella collocazione degli intarsi. Secondo la Cortesi Bosco, secondo quello che sono gli studi, le rappresentazioni dei dati di studio, nella iconostasi, quindi scusate, ritorno all'iconostasi, Giuditta che adesso è qui, il cartone, spero che lo vediate, il cartone di Giuditta che è qui, la tarsia di Giuditta, è al suo posto giusto. Il faraone e Mosè dovevano essere qui, in modo che ci fosse, e adesso ve lo spiego meglio, confrontata e abbinata proprio all'ingresso nell'atrio del coro. Una allegoria, un messaggio molto sofisticato e molto preciso sul potere, cioè doveva esserci da una parte il faraone, l'uomo diciamo potente, che cerco di farvi vedere se riesco a ritornare con la freccia nel mio posto, e quindi il faraone a cavallo dell'asino, l'uomo a cavallo dell'asino, la superbia dell'uomo, e quindi il discorso della parodia del potere con l'epilogo, quindi il potere in parodia, proprio all'ingresso del coro, e il potere nel suo epilogo, il potere, Oloferne, la testa decapitata di Oloferne, non solo alla lussuria, non solo alla cupiditas, ma proprio dalla parodia alla vittoria del potere cattivo. Voi capite che questo sarà un messaggio che all'ingresso, proprio posto nei due fornici d'ingresso, secondo il progetto originario del coro, assumevano una suggestione molto interessante, pensando soprattutto a chi poi in carne ed ossa varcava quelle soglie per entrare nel coro. L'ultimo intarsio, un celeberrimo, è quello della, ci perderò pochissime parole, che è la storia di Davide. Sapete che la vede in Longhi, negli anni 50, viene a Bergamo, vede queste tarsie, sapete che sta lavorando sul Caravaggio, sul prodromi caravaggeschi, sta scoprendo l'importanza del realismo lombardo nella formazione del Caravaggio, vede questa storia e dice, scusate l'aneddoto un po' banale, dice ma qui l'ha vista Walt Disney, perché sapete che, se volete è una banalità, ma qui veramente c'è uno prodromo dei film, perché sapete che il giovane Davide è rappresentato 7 volte, che allontana qui il cigliale e il lupo dal suo gregge, quindi salva il gregge, viene chiamato dai messi vestiti come postini, pensate alla Bergamo del Tasso. Il Saul manda a Davide un messo per dirgli entra nel palazzo reale, ecco che entra nel palazzo reale e gli dice tu devi vincere e salvare il popolo, devi vincere Golia. Vuole dargli delle armi, il fanciullo rifiuta le armi, eccole qui, quindi una, due, tre. Quattro scende dalla piazza con la sua fionda, affronta Golia, meraviglioso questo cartone animato, vedete lì, non solo la mimesi dello spazio prospettico che vi dicevo nelle tarsie, spiegando le tarsie all'inizio della nostra prima lezione, ma qui addirittura la mimesi del movimento. Il sasso è partito, colpisce la fronda, Golia cade. Tutti guardano gli astanti con grande stupore, il giovinetto di spalle, guardate che brava questa, che bella questa rappresentazione di spalle con un gran fendente, taglia la testa, la prende, le fanciulle entrano nella porta della città,
le fanciulle gli vengono incontro restanti perché ha salvato il popolo, entra da questa porta per andare alla sala del trono con la testa in mano. Quindi una vicenda filmica, animata, in una cultura dottissima, perché c'è una luce della storia, una luce della tradizione, una luce enorme all'esterno e una luce intima. Attenzione a queste due luci, la luce intima di questo apparato. Molto suggestivo, prendetela come ipotesi di lettura, la mediazione che fa il lotto. Leggo la storia sacra con la tradizione, come mi dicono i sacri testi, i padri della Chiesa, ma la leggo anche in una luce intima, interna. Ultima annotazione che mi sembra molto interessante, questo apparato ricalca molto gli apparati che venivano costruiti sugli altari per le sacre rappresentazioni. Quindi ci aiuta anche questa tarsia a capire, ci documenta come l'arte funzionale alla devozione, funzionale alla religione, trovasse nelle sacre rappresentazioni una precisa struttura scenotecnica in questi apparati effimeri che ospitavano le sacre rappresentazioni sugli altari, prototipi proprio dell'arte. Il coperchio di Davide, maxima certamine vittoria, e la vittoria avviene con un rifiuto di grandi armi, di armi classiche, di armature, ma invece incoronato della palma della vittoria e dell'onore e della pace, la fionda di Davide. Dal massimo impegno, dalla massima lotta, la vittoria sicura. Bellissimo, antirinascimentale, già proto-barocco, questa rappresentazione di un elmo al contrario e di queste strutture di forniture militari, queste armature, queste corazze, così messe in questo studiato disordine di grande fascino. Siamo di fronte quindi a delle tarsie di grandissima suggestione. Abbiamo concluso l'iconostasi, abbiamo cercato anche di riprendere, intanto vi faccio rivedere una delle immagini più cruciali, a mio parere, di questa vicenda, cioè i grandi bisogni corporali, se mi permettete l'enfasi su questo realismo così straordinario. Pensate che mai nell'arte solo un cane, Tiziano oserà, Tiziano, rappresentare un cane che defica sempre in un dipinto che rappresenta il passaggio del Mar Rosso. Quindi abbiamo rappresentato l'iconostasi, cioè gli intarsi rivolti verso il popolo chiusi da questi coperchi che devono essere degli stimoli alla memoria, alla riflessione, al pensiero, al muovere la testa, e grandi riflessioni, esempla del potere e ammonimenti al potere. Ma questi intarsi sono prospettiche o compendiarie? È la grande domanda che ci poniamo entrando nel coro, perché finalmente entriamo nel coro e capiamo che qui abbiamo fatto un salto straordinario di qualità. Probabilmente il motivo per il quale mi fermo su questa immagine, per dilungarmi su questa spiegazione che ritengo importante, questo è il motivo per il quale forse non viene scelto come intarsiatore fra Damiano da Zambelli. Non avrebbe colto la novità di questa ricerca. Il lotto riesce a fare, con una profilatura straordinaria, vi vedete qui proprio la tecnica di profilatura per rendere i pezzi di legno parlanti, la incollatura di questi pezzi di legno parlanti, il Capoferri non avrebbe colto le novità, la rivoluzione che voleva rendersi in questo coro. Questa rivoluzione qual è? È quello che è una suggestione che a me piace molto, la prendete come mia interpretazione. Qual è la suggestione alchimica di queste immagini? Tipo la mensola che vi rifaccio vedere, la mensola dell'alchimista, fuoco, il fuoco dell'alchimista. Qual è la materia che si trasmuta, qual è la restaurazione umana? È un esempio che viene fuori dal coro, perché da pezzi di legno banalissimi che dovevano finire bruciati o tetto o trave, viene fuori la luce della salvezza, e viene fuori attraverso un lavoro, attraverso una esegesi, una ricerca straordinaria. Dal legno l'esempio di trasmutazione della materia in luce.
Voi potreste dirmi, ma questo viene anche nei colori, perché i colori banalissimi, la fuliggine, il lapislazzulo, gli scarti di tintura diventano luci della pittura, benissimo. Questo però invece è un frutto di natura, l'albero della natura, il tronco, che viene trasmutato. Quali tronchi di quali alberi? Tante specie diverse, ma non tante, non sono specie rare. Noi abbiamo la documentazione che in questi anni, stranamente, la mia compra era molto zafferano. Non è che dovessero fare tanto risotto. Probabilmente lo zafferano è uno degli artifici di queste bolliture, di queste strane alchimie, passatemi la parola, nella quale vengono sottoposti i legni per diventare la luce di narrazione biblica. Una narrazione che purtroppo, qui vi faccio vedere subito l'immagine, come abbiamo visto già in età precoce, viene stravolta. Questo è il sedile, se no, noi siamo già entrati nel coro, questo è come si presenta il sedile destinato ai canonici. Vedete che è un coperchio, questo è il coperchio della Maccabea che tra poco vi spiegherò, questo è un coperchio struggente, quello della storia di uno stupro che spero di potervi narrare, lo stupro di Amon violante Tamar, e scusate, eccolo qui, sono riuscito a riprendermi la freccia, questo è un pezzetto del coperchio della vicenda di uno stupro, questo è il coperchio della vicenda della Maccabea, vedete che il coperchio non ha più nessuna relazione con la storia e è diventato la spalliera di un elegantissimo, decorativissimo, fantasioso scranno di cultura pienamente ormai manierista e tardo rinascimentale del coro destinato e degli scranni destinati ai canonici. Lo stesso, se andiamo avanti, quindi questo se entrassimo nel coro, i sedili li vedremo così e non abbinati le storie con i loro coperchi. E invece, scusate un attimo, ecco, qui vedete ancora se entrassimo nel coro la sequenza, questo è il tronetto per le autorità religiose, quindi il tronetto del vescovo e i due canonici di più alto rango, e la sequenza degli scranni per quello che chiameremo consiglio comunale, con le storie smembrate, staccate dai loro coperchi, che sono gli scranni del consiglio comunale. Se noi entrassimo nel coro, vedremmo questo, quindi quella stessa collocazione, quella stessa sequenza che il lotto, avevamo detto, se entrasse a visitare il suo coro, non riconoscerebbe, non potrebbe riconoscere più. Primo intarsio che vi mostro, siamo entrati nel coro. Non cominciamo ancora la lettura dell'abbinamento storia e coperchio, ma vediamo la tarsia, molto importante, la tarsia di prova. Cioè, prima di cominciare un cantiere del genere, prima di pagare, di mettere sotto contratto gli artisti, i reggitori della Misericordia Maggiore vogliono una prova d'artista. Veramente ne vorranno due. Tra poco vi farò vedere anche la seconda, e abbiamo capito da poco, grazie proprio alla sensibilità dei nostri studiosi, la seconda prova d'artista. La prima prova d'artista è questa, ottobre 1522, tavola di prova per l'assegnazione dei lavori. Lotto elabora il disegno e profila lui con un tocco leggerissimo e nervoso. È un grandissimo capolavoro, una sintesi veramente tra compendiario e prospettico. Vedete che c'è un bellissimo palazzo, classico, sembra quasi già un arco trionfale. Finestre con questi oculi di Venezia. Ricordatevi che Venezia aveva l'esclusiva di questi tondi di vetro che formavano le impennate. Su una finestra una scimmia con una mela in mano, la statua di un profeta, un bellissimo hortus conclusus, il brolo. La natura regolata, coltivata come un frutteto, che è imago virginis, la vergine che riceve sotto questo bellissimo atrio l'annuncio dell'angelo. Maria, portatrice di salvezza, in stretto collegamento con la mela della scimmia, in mano alla scimmia. Voi capite, mela, profeta, annunciazione, natura e noi. Tutta la progenie che viene salvata da questo annuncio rappresentata dai conigli. Qui ci sono due conigli che brucano, sapete che i conigli si proliferano con grande facilità.
E quindi questa è la bellissima immagine con queste rose che si arrampicano sugli alberi, questo berceau, guardate, c'è un berceau all'accesso di questo brolo con tutti dei frutti sopra, quindi una natura trasfigurata dal lavoro dell'uomo e dalla fatica del lavoro dell'uomo. Ovviamente vive sulla frontone classico di Vergine Sacrum, il motto della verginità di Maria annunciata. Ovviamente questo intarsio è stato collocato a caso, se noi nel coro lo troviamo in un luogo, però io non vi dirò più dove sono collocati attualmente nel coro gli intarsi. Seguiremo solo il progetto Lottesco, sia Terza Università avrà l'occasione. La mia ce l'aveva data, i reggenti attuali della mia avevano dato la possibilità a prezzo agevolato, lasciando entrare anche un numero maggiore di persone per volta, avevano dato la possibilità di entrare nel coro. Se sarà possibile, entreremo. Però noi adesso entriamo virtualmente e seguiamo l'incipit dell'ala destra, cioè i 14 sedili e i 14 coperchi, più qualche cosa di interessante che vedremo subito dell'ala destra, voltando ovviamente le spalle all'altar maggiore, dai sedili dei canonici. L'incipit, in un posto meravigliosamente nascosto, che vi faccio vedere subito, devi andare a cercarlo col lanternino, ma è giusto così, niente si espone. Qui, adesso devo tirare fuori la freccia, scusate un attimo. Penso di averla ritrovata per farvi vedere questa immagine cruciale dove si trova. Si trova all'ingresso, ecco la freccia, vedete proprio qui si entra nel progetto originario, qui il potere beffeggiato, qui il potere vinto. Nello stipite in basso proprio ai piedi, attenzione perché qui ci sarà il prologo per entrare, condizio per entrare e l'epilogo. Quindi noi cominciamo la nostra visita dal prologo, nella terza lezione la termineremo con l'analisi dell'epilogo. Se vuoi entrare devi avere questi requisiti, se l'ingresso è stato questa mente verso Dio, itinerario della mente verso Dio, dovrai avere questo epilogo che è rappresentato qui. Quindi passiamo a vedere il prologo, cioè a vedere l'incipit, che è questa immagine notissima su tutti i libri di storia dell'arte, che è precisamente questa, che è l'amor sulla bilancia. Conosci te stesso, sapete che è un paradosso straordinario. Se vuoi entrare, ecco l'anima rappresentata da un giovane, da un putto con le ali. Un fuoco sulla testa tende a spingerlo in alto, l'anima tende all'alto. Si tiene sospeso in un paradosso su di una bilancia, cioè sorregge ciò che lo sostiene. Bellissimo il fatto che il putto sia ignudo, affronta la palma della lotta, la palma per arrivare alla vittoria, con questo motto: conosci te stesso, concentrato. Mi viene in mente la concentrazione dell'Homo ad Cosmos di Leonardo da Vinci, guardate in questo bimbo la stessa concentrazione, e tiene in mano la stadera che lo sostiene, quindi chiaramente è un paradosso che piace molto al Lotto, perché se guardate bene in questo bellissimo, magnifico dipinto, che era per Bergamo, per la camera da letto di Messer Marsilio e la sua sposa, ritratto del Lotto al Prado, nella camera da letto il papà Cassotti commissiona per la camera da letto degli sposi questo dipinto, che sono le nozze mistiche Cassotti conservate adesso alla Barberini del Museo Nazionale di Roma. Vedete che Santa Caterina d'Alessandria, che è questa, ha un gioiello, una specie di cameo qua, non so, la cintura, adesso scusate, ho un po' di difficoltà a portare la freccia. Vedete che qui c'è lo stesso, dovete ingrandirvelo un attimo, questo dipinto importantissimo, c'è lo stesso emblema, quindi è un motto di cui si dota, si riveste Caterina d'Alessandria. Attenzione perché questo è un dipinto meraviglioso. Guardate che è costruito a croce, vedete che è a croce, libro, libro, sentimento, 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 conoscenza, conoscenza, impegno, impegno. Vedete che è un incrocio per arrivare,
con la mediazione di Maria, all'immagine di Cristo. Ma noi interessa in questo caso per la presenza di questo emblema, di questo, che potremmo chiamarlo, impresa, che probabilmente il team dei nostri studiosi pone come incipit e come prerequisito all'ingresso nel nostro coro. Altra immagine, lottesca, ritratto di uomo 37enne, Galleria Doria di Roma. Vedete che alle spalle, sul muro di questo uomo che mostra la milza, fu luogo dell'umore nero, luogo della melanconia, cioè della negatività, della contrario dell'entusiasmo per la vita, aetatis sue, cioè a 37 anni, questo uomo però dietro a questo progetto, meraviglioso ritratto lottesco, con dietro, vedete che alle spalle c'è l'amor sulla bilancia, questo punto sulla bilancia. E adesso comincia veramente l'abbinamento delle immagini e entriamo nel clou del nostro corso, vedendo le immagini abbinate ai loro coperchi, secondo il progetto originario. Magnum caos, immagine straordinaria, pensate che è legnaccio nero, non è ebano, niente di particolare, è il legno nero, nigro, e l'oscurità che vorrebbe separare, secondo Luca 16, nel Vangelo di Luca, Lazzaro è separato dal ricco Epulone, dai fratelli del ricco Epulone, da una voragine invalicabile. Questa voragine invalicabile, qui Lotto la rappresenta come l'oscurità che viene vinta dalla creazione. Infatti l'intarsio successivo è Dio che crea, quindi siamo nella Genesi, vedete che comincia il percorso biblico. Quindi coro dei religiosi e dei laici, nella fattispecie specifica parte del coro rivolto ai religiosi, messaggi biblici, piccola cosa che non posso rinunciare a dire, scusatemi, è il momento nel quale la Bibbia è nell'occhio del ciclone, perché la Bibbia, prima prerogativa solo dei grandi studiosi, dei grandi abati, in codici che costavano quanto una cattedrale, con la scoperta della stampa e con le innovazioni luterane, la Bibbia entra a tutti e la Bibbia diventa un fatto molto diffuso, un fatto quasi, potremmo dire, di massa, comincia a diventare, a incamminarsi verso un fatto di massa. Quindi proprio in un momento nel quale 1522-1526 il dibattito biblico, lettura personale della Bibbia, interpretazione dottrinale della Bibbia nel pieno del conflitto, i nostri cominciano ad affrontare un tema biblico. Certamente bisogna sottolineare che era destinato ai religiosi. Bellissima questa immagine, c'è un embrione ectoplasmatico, gli ectoplasmi piacevano a Lotto e ne fa uno meraviglioso nella Trinità, nella rappresentazione della Trinità. Questo ectoplasma, che sono dei piedi e delle braccia che stanno prendendo forma, con un occhio, che è l'occhio di Dio, sta prendendo forma intanto che sta vincendo la luce. La luce vince sulle tenebre. Vedete i cerchi dei pianeti allora e enumerati allora noti, che si stanno formando nel cosmo, che è contro il caos, caos magnum, vinto dal cosmos in formazione. E gli stessi, vedete i cerchi torno qui un attimo, vediamo se riesco, vedete che i cerchi dei pianeti sono, nella storia, vedete questi cerchi, sono poi presenti nella storia, diciamo in prospettiva, con Dio che si tocca la barba, perché è arrivato al settimo giorno, è riuscito già, ha già creato l'uomo, vedete che sta venendo fuori l'uomo Adamo, e sotto ci sono tutti gli animali. Qui permettetemi di dirvi la seconda tarsia, vi faccio vedere questa che invece è conservata al luogo Pio, vedete che non è molto diversa dalla precedente, però ha una fattura molto più raffinata. Guardate anche solo la bellezza e la cura di queste stelle e di questi angeli, vedete, sono finiti i pianeti, comincia le sfere celesti, le stelle sono tutte stuccate a una, bellissimi gli animali, bianchi quelli, lo vediamo anche,
vediamo meglio forse nell'altro intarsio, vedete che sono più chiari gli animali positivi, il cervo, invece la serpe è scura, il cervo è chiaro, quindi un'immagine anche che vuole dare significati agli animali. Ecco, questa tarsia è stata trovata da poco da degli studiosi, è probabilmente la seconda tarsia molto più curata, molto più rifinita di quella poi collocata effettivamente nel coro e che tuttora è nel coro, che invece questa tarsia è conservata all'uomo più con leoni. Quali sono le vicende? Questa è probabilmente quella che vedete sul video, è probabilmente il secondo, il primo era l'Annunciazione, la seconda prova d'artista per garantirsi la committenza dell'opera. Fatta più grande, infatti ha lo stesso formato dell'Annunciazione, sia per questo sia questa che l'altra non hanno potuto essere collocate in situ perché erano anche più grandi, viene fatta, garantisce l'assegnazione del lavoro, così ben rifinita, guardate che bello qui nell'immagine, il magnum caos, così dirò, nel coperchio, diventa tutte venature di nodi, di noce, nodi di noce nella parte di questa tarsia. Vi dicevo, questa resta probabilmente all'Uovo Pio con Leoni perché uno dei reggitori della mia era un reggitore anche dell'Uovo Pio con Leoni. Pensate che questo lavoro l'hanno scoperto, poi è stata anche fatta una mostra non più di 3 anni fa in Carrara. Due studiosi stavano scartabellando gli archivi dell'Uovo Pio con Leoni in via Coleoni e è scappato l'occhio su una cosa appesa al muro che veniva considerata una copia recente. L'hanno guardata bene, avevano l'occhio clinico, questi studiosi, e da lì è partita così, la ricerca che ha dato questi esiti. Questi esiti che ci portano anche a capire, grazie a questi studiosi, dove ha guardato il lotto per rappresentare in questa maniera il cosmo. Ha guardato, e vi faccio vedere la diapositiva, ha guardato a questo diagramma dell'universo, che nello studio pubblicato nel 1485 da Jacopo Pubblico, vedete che qui c'è l'Africa, qui c'è l'Asia e quindi qui ci sono tutti i pianeti. Questo è un incunabolo, cioè un libro, uno dei primi libri a stampa, che è conservato alla Biblioteca Trivulziana, ma che ha una nota di proprietà che proviene dal convento dei Cappuccini di Bergamo, quindi è molto probabile che fosse un testo diffuso tra i coltissimi religiosi di Bergamo, nel circolo di discussioni, di dibattiti affascinanti che erano alla base della decisione di queste iconografie, c'è anche quindi questo studio e questa suggestione. Con questo abbiamo visto il primo intarsio e il primo coperchio nel nostro percorso biblico itinerario della mente a Dio. Prima immagine, ovviamente, la creazione di Adamo. Che sarebbe un intarsio che raccoglie tutte le vicende della Genesi, cioè la creazione di Eva, la tentazione, scusate, cerco di arrivare con la mia freccia, vedete in primo piano Adamo che dorme, scaturisce dalla sua costola Eva, chiamata da Dio, Eva tentatrice, qui c'è la tentazione di Eva col serpente. Eva consegna ad Adamo la mela e qui c'è siamo nudi, il messaggio come mai vi riconoscete nudi, il prologo verso la cacciata. Il cartone non è di Lotto, capite che non è di grande qualità, ma di Francesco Rosso. Quindi cominciamo con un cartone che denuncia una bassa qualità e quindi denuncia come la qualità del cartone determini la qualità dell'intarsio successivo. Ben diversa, e torniamo al coperchio, che riusciamo finalmente ad abbinare, grazie a questi studi, il coperchio della tentazione di Eva. Il coperchio è il lavoro di Lotto, in cartoni di Lotto, su un legno tutto nodoso, grazie a un motto di Battista Suardi, lo vedremo presto chi è questo Battista Suardi, anzi ve lo faccio vedere subito, eccolo qua. Battista Suardi, committente reggitore nella mia, quindi committente degli intarsi, ma committente anche della Cappella Suardi che vediamo qui, e qui vedete alla base del Cristo il suo ritratto, vedete che qui, questo è un pezzo ovviamente della Cappella Suardi ben nota, e vedete alla base dei piedi di Cristo il ritratto che vi ho fatto vedere ingrandito. Ne approfitto anche per farvi vedere una meraviglia, già che i mezzi tecnici ce lo consentono. Guardate il volto di questo Cristo, che qui vediamo da lontano, lo vediamo bene, vediamo anche un po' fagocitato da queste dita
un po' strane che diventano tralci di vite, ma guardate la meraviglia del disegno del volto di Cristo che il lotto fa sugli intonaci della Cappella Soardi di Trescore. Guardate bene le procedure tecniche, se non vi ricordano già le profilature della tarsia. Guardate il tratto dei bulbi oculari, il tratto dei fili della barba, dei capelli, cioè vi dà l'idea già della maestria che potrà esercitare il lotto profilando con quei ferri roventi le incollature di legno come quelle di questo meraviglioso coperto. In questo meraviglioso coperto il motto è Quae codemisti de legno, guardate cosa è venuto fuori dal legno. E su questa intarsi, su questo fondo tutto di noce di legno, parte più tormentata del legno, guardate cosa viene fuori la ruota del tempo, perché tutti questi attrezzi bellissimi sono la condanna del lavoro, ma una condanna che diventa la meraviglia dell'agricoltura, vedete la zappa, la strega, la falce, la ruota del tempo che diventa la ruota del lavoro agricolo, sull'albero del bene e del male, del legno, il famoso legno, pensate l'assonanza, i rimandi tra il legno dell'intarsio, il legno dell'albero del bene e del male, si abbarbica un serpente dove la figura negativa di Eva, della donna della storia all'interno, si riscatta perché diventa un volto bellissimo, questo volto del serpente, che guarda in alto e ha al fondo della coda, se guardate bene, al fondo della coda c'è un uovo di struzzo che è un simbolo cristologico. Sapete che le uova di struzzo vengono covati, ecco, vediamo se riesco, ecco, vedete il bellissimo volto che guarda in alto, il sole che illumina l'uovo di struzzo, l'uovo di struzzo legato alla coda del serpente è già una promessa cristologica. L'uovo di struzzo covato dalla luce era un simbolo antichissimo collocato sugli altari come evocazione di Cristo. L'uovo di struzzo, covato dalla luce, del calore del sole, diventava un emblema di salvezza proveniente dalla luce che proviene dal cielo. L'uovo di struzzo, voi capite qui la suggestione, legato alla coda del serpente, è già una sintesi straordinaria, ecco l'impresa, ecco la mnemotecnica di quello che dice la Genesi, cioè la promessa della donna verrà, c'è il peccato originale, ecco la tentazione, il serpente della tentazione, ma lo stesso serpente è vincolato, appesantito e gravato dal fardello, in questo caso non è un fardello, ma è la promessa della futura salvezza, quindi una straordinaria immagine per dare la sintesi di quasi un sermone straordinario di esegesi biblica. Mi pare proprio che sia notevole e racconti a sufficienza la ricchezza delle immagini. Andiamo avanti in questo discorso, l'immagine successiva, ecco qua, abbiamo visto il ritratto di Battista Soardi, vediamo la seconda immagine. Parto dall'intarsio, è Caino e Abele. La storia la vediamo rappresentata qui, vedete che è assolutamente compendiaria, c'è un uomo che zappa, quindi è Caino, condannato a un lavoro duro, la pastorizia invece, Abele, però è vicino a un albero, scusate che cerco di avvicinarmi all'immagine, Abele, guardate come il cane guarda Abele, l'intesa tra uomo e animale, è appoggiato però Abele a un albero secco, non avrà progenie. Il suo destino, il suo gregge sta pascolando, però due caproni, uno bianco e uno scuro, si stanno affrontando, uno bianco e uno scuro, intanto che lo scuro Caino volge le spalle nel faticoso lavoro di spaccare la terra. Si affrontano i due caproni come anticipo, come così premessa, sintesi dello scontro fraterno che tra poco si scatenerà. Due are, due altari sul fondo, verso Dio, innalzano il sacrificio, sacrificio positivo di Abele e sacrificio negativo di Caino. Dobbiamo assolutamente subito vedere il coperchio, un coperchio di grande suggestione che cerco di farvi vedere quanto prima. Scusatemi, ma ho difficoltà a spostare la nostra freccia. Allora, nel coperchio cosa potremo vedere?
Senz'altro il coperchio ci riporterà al tema alla morte di Abele. Cosa vediamo nel coperchio? Vediamo due uomini che si baciano, uno con attenzione alla parte destra e alla parte sinistra. La parte positiva è questa, quindi è la sinistra, dobbiamo voltare la spalla all'altare maggiore in questo caso, è un ramo di rose senza spine, questo è San Girolamo. E il ramo di rose senza spine è l'approccio al martirio, l'idea del martirio, la celebrazione del martirio. Dall'altra parte un ramo spinoso tutto secco. Del ramo spinoso sulla destra guardando l'altare, attenzione, quindi in simmetria, pendola un pugnale del tradimento e una borsa di denaro. Un volto che bacia, quindi la borsa di denaro e il volto se voi vedete bene l'occhio guarda la borsa, quindi Giuda come Caino, Cristo come Abele, ramo di rose senza spine, idea del martirio. Quindi questo è il coperchio di questa storia che abbiamo cercato di vedere. Successiva storia, tappa biblica. Andiamo subito prima a vedere la storia e vediamo subito salto di qualità pittorica. Infatti Francesco Rosso disegna il primo piano a destra. Lo sfondo invece, tutto lo sfondo è di lotto. La storia è la storia di Tubal, che sono i figli di Lamech. Attenzione, perché i nostri biblista, qui probabilmente è Gerolamo Terzi che ispira, prendono la discendenza di Caino. Raccontano della discendenza di Caino, quindi c'è una lettura biblica, un approfondimento biblico notevolissimo. Sono i figli di Lamech. Voglio dirvi una cosa molto suggestiva. Attenzione perché il coro di Santa Maria Maggiore è poco distante dalle sculture alla base della facciata della Cappella Colleoni, di poi solo poche 40 anni prima. Anche lì ci sono grandi profeti, grandi condottieri, e c'è Lamech, il condottiero negativo della discendenza di Caino. Lamech, condottiero negativo, avrà dei figli che non faranno delle cose tanto belle. Infatti Tubal inventerà la metallurgia, inventa la musica, ma inventa anche l'idolatria. Il fratello Iabel è qui che va a adorare gli idoli, mentre dal suono dei metalli Tubal inventa il suono. Attenzione, perché il suono può portare un suono, l'armonia, il mistero di questa armonia, la novità della musica, può portare una dispersione idolatrica, può portare a una adorazione dei sensi e quindi all'idolatria. Guardate che bello questo intarsio nel quale vedete nella parte grottesca, pensate che fantasia spettacolare, gli idoli che sono adorati dal fratello di Tubal, dagli Abel, che è questo, sono protetti da una specie di tettoia che è sostenuta da rampicanti di fiori che cadono da una roccia, però sopra ci sono sterpi. Gli sterpi sono il risultato di tutta questa immagine. Quindi Tubal che inventa la musica e la metallurgia, il suono che viene da questi metalli e invece guardiamo, scusate, devo passare al coperchio, però ho perso la mia freccia, scusate un attimo, devo ritornare a farvi vedere il coperchio di Tubal, però sono andato troppo avanti. Scusate un attimo, no, questo non c'entra. Ecco, volevo farvi vedere il coperchio di Tubal perché è estremamente interessante. Questo Tubal che inventa l'idolatria crea, sacralizza la musica. Ecco la scritta che vedete alla base Tubal sacra. Musica inventa. Vedete che qui c'è musica inventa. Tubal sacra. Fumo esce da questo sacrificio effimero che va verso questi strumenti musicali. Pensate quale cultura musicale c'è già, perché sono rappresentati degli strumenti a fiato, dei primi mandolini, delle tube. Verso questi strumenti sale il sacrificio che crea un fumo però intossicante, chiuso da questo universo
circondato da queste fronde che si chiudono e che contengono molto perplessi la Luna e il Sole. Quindi la Luna e il Sole, cioè l'universo, vengono a essere chiusi in un contorno soffocante, limitante, se ci si ferma a una attenzione a dei sensi, a una cultura dei sensi che può rasentare l'idolatria. Ben diversa la storia successiva, ecco, vedete qui il coperchio, perché vedete che nel coperchio successivo, vi faccio vedere subito il coperchio, Enos, che insegna ai figli la preghiera, Enos diventa la figura positiva, in antagonismo alla figura di Tubal. Tubal porta i sensi verso la musica, verso la contemplazione del godimento dei sensi. Invece vedete che Enos pone l'indice in alto, guardate che insegna ai figli in cima a una montagna che diventa un'immagine dell'universo, tocca la terra con una mano, ma dice non guardate la terra, dovete guardare in alto verso la raggiera di Dio, dove i raggi sono tutti 3 a 3, vedete quindi la suggestione numerica, dei numeri, e questi 3 a 3 a quest'occhio di Dio. La Luna e il Sole, che prima nel coperchio precedente risultavano fagocitati, stretti con i capelli scarmigliati, qui sorridono e guardano in alto. Questo è l'esito dell'innovazione di questo profeta dell'Antico Testamento che introduce la preghiera. E qui vedete la rappresentata la storia. E vedete che Francesco Capoferri, qui appeso a questo albero, firma l'intarsio, vuole firmare l'intarsio. Qui vedete la storia, vedete il profeta che indica la terra, indica l'alto e i figli che guardano appunto l'opera l'indicazione che sta dando il padre. Ecco, questa è una delle immagini più belle. La storia biblica non ci racconta solo l'invenzione della metallurgia. E quindi vedete che qui la traccia, la trama del racconto è biblico, ma è anche un pochino storico, cioè vuole dare un po' la storia dell'umanità, il passaggio all'età dei metalli, la scoperta dei sensi, l'udito, la riflessione su cosa sia l'udito, invece con la spiritualità deformata, se viene diventa idolatria dei sensi, la spiritualità invece che si eleva per la preghiera di Enos, e qui arriva la scoperta del vino, l'ebbrezza di noi. Guardate come viene rappresentata la storia. Sapete che il tema dell'ebbrezza di Noè è un tema molto caro alla iconologia antica. Un palazzo ducale a Venezia, all'angolo proprio vicino al Ponte dei Sospiri, è bellissima la rappresentazione dell'ebbrezza di Noè in scultura, perché il tema dell'ebbrezza di Noè è la scoperta di qualche cosa con la quale tu devi misurare la temperanza, la scoperta di qualche cosa di assolutamente positivo, perché il vino è la meraviglia della trasmutazione della natura, perché il vino e la vendemmia sono la sintesi, e qui la vedete, guardate che meraviglia la vendemmia in questo intarsio di Lotto. Si sta vendemmiando, guardate il tino, i figli di Noè hanno raccolto da questo bellissimo vigna, da questo Versò, hanno raccolto i grappoli d'uva, hanno avuto l'intuizione di pestarli, di trasformarla in una bevanda, in questa bellissima casa, vedete il tetto di paglia, col fieno, con tutti questi graticci, questi assi che riparano, c'è la carriola, ci sono gli attrezzi agricoli, c'è già una brocca pronta, c'è anche un tino. E cosa succede? Che Noè beve questo, il frutto della vigna, e si ubriaca, si scopre i genitali, un figlio lo deride, sarà Cam scuro di pelle, purtroppo qui c'è, vedete questo Cam scuro di pelle, potrebbe essere così l'origine, la negritudo è immagine negativa, e anche Joab, cioè un secondo personaggio dell'Antico Testamento, sarà rappresentato nella negritudo. Joab irride il padre e sarà la stirpe maledetta, mentre gli altri corrono a coprirlo. La vendemmia diventa un momento di altissima sintesi del lavoro agricolo. Sapete che la vendemmia diventa un'immagine della chiesa trionfante, diventa il momento escatologico nel soffitto della cappella Suardi, però il vino è rischioso, bisogna avere una certa temperanza. Allora ecco, se voi guardate il coperchio,
se voi guardate il coperchio, vedete questa immagine di temperanza. E il grappolo, ecco che ve lo indico nella fattispecie, il grappolo con tutto il tralcio di vigna, sette papaveri, papaveri sono l'ebbrezza, il grappolo è verso la brocca che avevamo visto anche nell'intarsio diritta. Invece ci sono delle brocche in disordine, quindi stai attento a come prendi il vino. Ricordatevi che il vino è nella messa prima della consacrazione e prima della transustanziazione, un pochino di ebbrezza nella giusta misura introduce ai sacri misteri. Pensate alla trasmutazione in termini cristiani dell'ebbrezza bacchica, del baccanale. Quindi l'ebbrezza dei sacri misteri è sintetizzata da questi sette papaveri, dal tralcio di vite nella temperanza, che introducono alla Epifania. Il pavone si apre, sapete che il pavone era un'immagine cristologica perché si riteneva che avesse carne imputrescibile, il pavone qui visto di profilo si apre e manifesta l'Epifania cristologica. Questo appunto è il cartone della vicenda di Noè. Che abbiamo visto. E comincia un'altra vicenda, la vicenda dei Maccabei, che viene subito dopo. Vediamo subito il coperchio dei Maccabei. Sapete com'è la storia? Sette figli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette figli che vengono tutti spronati dalla madre a non commettere sacrilegio, cioè a non mangiare carne impure, cibi impuri, e per questo vengono uccisi. Allora, il coperchio. Qui vedete già la storia, vedete la Maccabea di spalle che sprona il quarto figlio, il primo, il secondo e il terzo stanno già andando alla fornace, la corte dei cattivi, dei tiranni, dei pagani ignora, continua la sua vita in questo palazzo reale, bardato però di stoffe scure, di lutto, destinati al lutto, mentre la Maccabea di spalle spinge il quarto figlio a non prendere le carni impure che gli stanno portando i serventi. Gli altri serventi stanno preparando la fornace. Se noi torniamo al coperchio, di grande suggestione, vediamo che il coperchio è, qui vedete il particolare della Maccabea di spalle in questo piccolissimo intarsio, vedete se torniamo al coperchio, avete capito tutto. La Maccabea e i suoi virgulti sono spezzati dal martirio, quindi sono staccati dalle radici. Potius piuttosto muoio, che è il motto che la ragazza, che la mamma dice al ragazzo, e il ragazzo dirà piuttosto muoio che commettere sacrilegio. E quindi vedete i polloni e la Maccabea come albero di salvezza che guarda in alto, recisi dalle proprie radici, le radici che nella terra affondano a qualche cosa di negativo, di peccaminoso, che sono i cibi impuri, i cibi appunto che i martiri rifiutano. Comincia la parte finale di questa nostra lezione, io avrò solo 10 minuti, per dirvi che comincia un film nel film, è la storia di Davide. Qui comincia la storia di Davide in quattro atti. E il nostro teologo chiede a Lotto e a Capoferri di rappresentare in legno la vicenda della punizione di Davide. Davide ha commesso un gravissimo fatto perché ha avuto un adulterio con Bezzabea e ha fatto assassinare il marito Uria. Nella storia biblica, quindi vedete che stiamo quasi facendo una lezione quasi biblica, oltre che di storia, diciamo, della figurazione dell'arte. La punizione di Davide avviene attraverso la ribellione del figlio. Il figlio Assalom, si ribella al padre, vuole usurpargli il potere, quindi il re, adesso io qui vi faccio vedere tutte le storie, Davide lascia Gerusalemme. Vogliono portargli l'arca santa, ma lui non vuole, perché riconoscono lui il vero profeta e non l'usurpatore, il giusto detentore del potere. Si allontana quindi da Gerusalemme. Torniamo al coperchio: Humilitatis et
pazienza exemplum. Davide, rappresentato con un agnello, che con umiltà e pazienza viene torturato da dei soldati, però lui è più in alto, sta più in alto, l'umiltà e la pazienza di riconoscere che era nell'oscurità, perché vedete che i rami sono scuri, e che deve assolutamente accogliere la ribellione del figlio come punizione, in pazienza e in umiltà, riconoscimento della sua colpa. Quindi se ne va. Ecco, guardate la bellezza dell'intarsio, vedete che da una parte a sinistra in basso c'è la città di Gerusalemme, lo rincorrono, lui ha lasciato la città, lui è qui con questi cavalli. Guardate la meraviglia di questo Davide che sta andando verso il suo accampamento a cavallo, lo fermano per dirgli che sta arrivando l'Arca Santa, lui non la vuole, viene colpito, secondo proprio la storia sacra, da uno che lo offende, in quanto ha perso il potere, gli lancia dei sassi, lui umilmente non reagisce, intanto che appunto stanno cercando di portargli l'Arca Santa. Guardate l'impaginazione straordinaria, drammatica di queste rocce, di queste salite, di questa scenotecnica che divide la città di Gerusalemme dall'accampamento dove si rifugia Davide, per dare proprio un tormento. E il tormento, il rovello della colpa, il rovello del rimpianto sarà quello che caratterizzerà l'arte di tutti gli intarsi successivi. Secondo intarsio. Scusate, no, perché ne ho saltato uno, devo tornare indietro perché sennò perdo una tappa della storia. Questo qui, mi scuso, ma ho un problema con il mouse, eccolo qua. Ecco qui, no, non è questo che volevo mostrare. Eccolo qua, sono riuscito a riprendere, quindi abbiamo visto Davide che lascia la città di Gerusalemme, quindi la prima tappa, il primo atto di questa storia. Secondo atto, Absalom, Cusai e Achitofele in consiglio. Questo è il secondo atto. Il figlio usurpatore, vedete, che è in trono, il cattivo consigliere, che è appunto Achitofele. Detto il nome vuol dire proprio ruina fratris, sta dandogli un cattivo consiglio, il consiglio di attaccare e di sterminare il popolo ebraico. Fortunatamente, questa è la storia sacra, riesce Davide a mandare Cusai a far infiltrare, diremmo noi oggi, nell'esercito del ribelle un suo uomo Cusai che dà un buon consiglio. Da un consiglio saggio, ecco qui il consiglio, bloccando le cattive istanze del traditore Achitofel, ruina fratris. La scena si svolge appunto nel palazzo reale dell'usurpato, qui vedete gli accampamenti degli eserciti pronti, secondo il messaggio di Achitofel, ad attaccare e a sterminare l'accampamento di Davide. Cusai riesce a posticipare le cose. Achitofel cade in disgrazia, guardate la meraviglia in questa stanza, vedete in questa stanza il consigliere caduto in disgrazia si impicca, dà un calcio allo sgabello e si soffoca, vuole suicidarsi perché è caduto in disgrazia. Ma intanto la ribellione procede e è molto bello qui il coperchio, spero di riuscire a tornare un po' velocemente al nostro intarsio. È molto bello il coperchio che è questo, perché vedete il cattivo consigliere, questo è il titolo di questo coperchio, è Absalom il traditore, Cusai l'infiltrato, Achitofel il consigliere cattivo che cadrà in disgrazia e si impiccherà, quindi vedete la rappresentazione dell'uomo che vaga alla cieca, quindi Absalom che prende il consiglio di uno, prende il consiglio dell'altro, in questa immagine meravigliosa brancola su un sperone di roccia, non si accorge di essere nei pressi di un precipizio e accecato dalla sua ambizione, vedete l'accecamento, brancola nel buio con le mani nell'aria e precipita nel vuoto. È l'immagine più antirinascimentale, pensate che siamo nel 1525, l'immagine più moderna, proprio come tipo di figurazione, come tipo di immaginazione che noi potremmo immaginare. La ribellione di Absalom continua, vedete che Absalom attaccherà, farà guerra, ma purtroppo morirà.
e la ribellione di Absalom al padre, che si conclude appunto, che si concluderà appunto con la morte di Absalom, viene rappresentata da questo meraviglioso coperchio. La ribellione di Absalom al padre è Davide, quindi qui ho bisogno di riprendere la mia freccia per indicarvi i particolari, divina vendetta impietatis. Voi che cosa vedete? Sotto questo cartiglio c'è il figlio. Absalom è sempre rappresentato dalla Bibbia con i lunghi capelli biondi. Vedete che il figlio, mosso dal fuoco della giustizia divina, quindi vedete che c'è questo destino dentro nella storia, fustiga il padre, e la fustigazione del padre avviene attraverso la sua ribellione, la sua vendetta, punisce il padre nella sua impietà, eccola impietatis, perché è stato vincolato alla lussuria che vedete qui proprio è incernierato il suo collo, è attaccato all'idolo di Diana Efesina. Diana Efesina è una novità, quindi qui sono tutti aggiornatissimi, è appena stato trovato in scavi questo idolo che è tutto pieno di mammelle di Diana Efesina, diventa nella cultura dell'epoca questa novità archeologica da poco trovata, il simbolo della lussuria, dell'esasperazione della natura. E questo idolo di Diana Efesina tiene imprigionato, vincolato con una specie di capestro di acciaio Davide, simbolo di questa impietà. Quindi voi capite qui che la scena successiva è quella prima volevo far vedere questo. Vedete che Lotto ama molto questo Diana Efesina, perché vedete che in questo magnifico ritratto, che farà qualche anno dopo il ritratto Odoni conservato a Londra, questo grande collezionista di cose antiche e di stranezze, nella sua Wunderkammer, ostenta proprio questo, nella mano, questa meravigliosa mano che ostenta verso il riguardante, un idolo di Diana Efesina. Quindi vedete che è un ritorno spesso frequente nell'arte di Lotto. Abbiamo visto prima il coperchio, qui vediamo la storia. Davide, seduto nella sua reggia, aspetta il compiersi del destino della vendetta divina, raccomanda agli eserciti di non uccidere il figlio, ma il figlio in battaglia resta per i suoi capelli biondi, disarcionato dal cavallo, impigliato nei rami di un albero, vedete qui con questa armatura alla tedesca, così si capisce subito chi sono i cattivi, resta impigliato da questo albero e quindi viene ucciso, disarcionato dal suo cavallo. Questa è la notizia tragica che arriverà, e stiamo arrivando alla conclusione della storia, la notizia tragica che arriverà al re che aspetta con queste mani, questo è il coperchio della storia, del pianto di Davide. Il coperchio preannuncia la storia a me, figlio mio. Vedete tra il simbolo, guardate che meraviglia questo coperchio, io non avrete capito l'entusiasmo che mi riscuotono in me questi, soprattutto i coperchi. Vedete, guardate i simboli, le mani nella preghiera, nello spasimo dell'attesa, il gioco, è il gioco che avevamo prima, visto che della lussuria, del tradimento, legato a Diana Efesina, quindi l'idolo di Diana Efesina. Il giogo, che è quello che è il basto per trascinare i buoi, la disperazione. Nel tempo, qui c'è un bilanciere, pensate che brava la professoressa Cortesi Bosco, che nelle ali del tempo ha riconosciuto il bilanciere di un orologio. Tenete conto che nel primo 500 gli orologi erano una prerogativa assolutamente coltissima, costosissima e ricchissima. Il bilanciere del tempo, delle ali del tempo che vola e la luce che si affioca, della vita della lucerna che si affioca, sono la disperazione, per dare la disperazione di Davide, insieme alle lance che trafiggeranno, il suo cuore che trafiggeranno il figlio, è bellissimo. Non osano in Lotto mettere in questa mnemotecnica un nastro, ma il nastro diventa delle tibie, sembrano delle tibie di scheletro che il tempo che passa trasformano e portano al pianto di Davide. E questa è proprio la scena magnifica. Arriva il messo, vedete che Davide nella sua reggia, arriva il messo, scende da cavallo in gran fretta, pensate la tarsia compendiaria che passi ha fatto, c'è ancora qualcosa di prospettico, la bocca di cannone nella fortificazione della reggia di Davide, vedete le due bocche di cannone, un surreale
metafisico albero che cerca disperatamente la vita su in alto nelle tenebre. Il messo scende da là, dal cavallo, però Davide capisce, sale le scale e entra nella sua stanza a fare il pianto che abbiamo visto nell'intarsio, nel coperchio dell'intarsio precedente. Esther, c'è anche Esther che salva il suo popolo. C'è un cattivissimo consigliere, Aman, che c'è convincendo Assuero a distruggere il popolo di Israele. La bellissima concubina che è Esther si adona di abiti bellissimi, affronta la severità della corte, donna, anticipa la figura di Maria Esther, e va verso il potere per implorare la salvezza del popolo di Israele. Se voi guardate, questo è un anticipo proprio di figura di Maria, quindi la salvezza del popolo di Israele, come già narrata nella vicenda di Giuditta, diventa la storia di Esther che porta il consigliere il pessimo consigliere Aman ad essere sconfessato e sarà appunto salvezza del suo popolo. Se noi guardiamo il coperchio, è molto bello anche il coperchio, io ho un pochino di difficoltà, eccolo qua il coperchio di Esther, non è capite che la qualità non è un granché. Infatti il disegno non è di lotto e l'intarsio non è di Capoferri, cioè è un garzone che subentra. Com'è che viene rappresentata Esther? Esther viene rappresentata la figura di Esther come una corona e scettro che sono il potere e la gloria, che sono qualcosa di assolutamente effimero. Voi vedete la corona in mano alla scimmia e lo scettro in mano al mostro, questo mostro mezzo donna e mezzo animale, mezzo toro, che solo si appoggiano alle ali del tempo, quindi alla dimensione della storia, spinti però da una sfera che rotola, mossa dal vento, spinta da una vela di un vento che non si sa dove porti, e questa è un'immagine straordinaria con la quale sto concludendo la lezione, di messaggio al potere. Attenti alla gloria, attenti allo scettro, perché veleggiano, non sai dove, e ti portano precisamente non sai dove. Quindi la storia di Esther e quindi l'ultimo intarsio, un bivio tra la pietà e l'inobbedienza. Vi ricordate Ercole, il bivio, le due vie? Ecco, attenzione, perché la pietà c'è una mano che ti accoglie, un occhio di Dio. Dall'altra parte invece una mano che respinge verso l'inobbedienza. Attenzione, c'è un bivio. Se scegli la pietas avrai delle radici solide, verranno dei polloni, l'albero germoglierà, una mano ti accoglie. Se scegli l'inobbedienza verrai respinto e troverai rami secchi. Qual è la vicenda? È quella di Lot. La moglie di Lot si volge per curiosa, vuole vedere la città che brucia, diventerà una statua di sale. Lot si salva con le figlie, però non c'è la progenie di Israele perché loro sono donne. Allora si appartano e le figlie giaceranno con il padre per garantire la sopravvivenza di Israele. Inobbedienza è quella che si volta a vedere la città che brucia, l'obbedienza è il sacrificio di questo strano, ambiguo, terrificante scelta di questo bivio estremamente problematico, già detto nel coperchio, che è la storia di Lot. E finisce il primo percorso. Il primo percorso, secondo il progetto originario dei canonici, nell'ala sinistra del coro, porta a questo tarsia, che è rappresentata proprio dove il coro si apre verso la sagrestia. Quindi era un altro ingresso. L'ingresso verso il luogo dove si tengono gli oggetti liturgici, i sacri testi, la navicella, il turibolo e l'aspersorio dell'acqua santa. Bellissimo, ad è complemento di termine. Quindi è terminato un percorso che ha portato dalla storia biblica, dal prologo che abbiamo visto, verso questi oggetti sacri che introducono, danno termine a un percorso, introducono al deposito dei sacri oggetti per finalmente cominciare la liturgia.
La parte successiva la vedremo nella prossima lezione con l'ala dirimpetto del nostro coro di Santa Maria Maggiore.